Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Allora, prima di buttarci nelle due partite di questo episodio, che sono Sampdoria in campionato, ma soprattutto andata della semifinale di UEFA Europa League contro il Monaco, vi vado a dire che probabilmente appunto giocheremo solo queste due partite, sia per dare più enfasi alla partita di Coppa particolarmente importante, e sia perché in questo momento le mie condizioni fisiche non sono ideali, le mie condizioni di salute, quindi non credo di riuscire a reggere una telecronaca per tre partite. Però vedremo un po' come sto dopo le prime due. Infatti, ne approfitto per dirvi che se vedete le mie labbra e il mio naso con effetto fluo, non è un effetto video, ma è dovuto al mio stato di salute attuale. Bando alle ciance, ciancio alle bande, buttiamoci nella prima partita, quella di campionato contro la Sampdoria. Ok ragazzi, ci siamo, manco a dirlo che andranno in campo tutti i panchinari. Gli unici titolari che ho tenuto sono Caprile, Scalvini e Krunic, la diciamo una colonna vertebrale della nostra squadra. Per il resto tutti i panchinari. Son in realtà dovrebbe essere titolare anche contro il Monaco, vista l'assenza di Fagioli, e andiamo così. Partiamo ragazzi, Sampdoria, Bari, mettiamocela tutta nonostante la situazione in campionato, soprattutto per prendere ritmo in attesa della partita contro il Monaco. Webster si inserisce, Son la dà allo Celso tra le linee, è rimasto largo l'Orientè, palla dentro per Scheidler, attenzione perché c'è Son, vantaggio Bari, segna Son, e già questo mi sembra un ottimo risultato. Al quinto minuto, Sampdoria che al solito si dimostra un po' ballerina in difesa, un po' tanto ballerina. Falcone non ha potuto praticamente nulla. Ho dato istruzioni a Son e l'Orientè specifiche di giocare larghi, perché ho notato sempre che si accentrano troppo, e quindi gli ho chiesto di rimanere più larghi possibile durante la manovra. Buon risultato subito con il gol del nostro esterno d'attacco. L'Orientè riceve palla, c'è Krunic va da Scheidler, ancora tutto solo Son fino in fondo, Son! Doppietta in fotocopia rispetto al gol precedente. Son sta facendo i danni oggi, sta facendo i danni perché la difesa non c'è e perché lui, rimanendo largo, riesce a ritrovarsi sempre solo davanti la porta. E altro gol senza possibilità di replica da parte di Falcone, questa addirittura palo gol, imprendibile per il portiere. Valeri per Son, si è buttato dentro lo Celso, palla dentro per Scheidler, arriva pure il terzo gol del Bari con Scheidler, che era da un po', se non mi sbaglio, che non andava in rete. Altro gol in cui buchiamo centralmente la difesa della Sampdoria, sempre più in difficoltà, sempre fuori tempo, sempre con marcature troppo larghe. Qua è stato Scheidler a inserirsi e battere Falcone. E ora giochiamo bene, Mallamo allarga dall'Orientè, che va in dribbling e poi palla dentro per lo Celso, che si è buttato dentro ma non è riuscito a prendere palla. Finisce qua la partita, partita dominata nel primo tempo, secondo tempo di gestione in cui la Sampdoria non è riuscita a produrre nessun tipo di occasione rilevante per riaprire la gara. E allora ragazzi, siamo pronti a questa semifinale di andata contro il Monaco e cerchiamo di fare il meglio possibile. La giochiamo in casa questa andata, io come sempre preferisco il contrario, cioè giocare il ritorno in casa, ma va così, e la giocheremo in un momento in cui sono abbastanza consumato in, diciamo, nella mia lingua vuol dire devastato, provato, molto provato, e nel dialetto. E ragazzi, cerchiamo di fare del nostro meglio. Andiamo a vedere, prima di buttarci nell'Europa League, la situazione in campionato, visto che non vedremo altre partite di campionato in questo episodio, con il Bari che riconquista il terzo posto ai danni dell'Inter, molto molto bene. Quando mancano, credo, 4 giornate, abbiamo la possibilità di mantenere questo terzo posto, sarebbe un gran risultato. Mentre invece Juventus e Milan viaggiano veloce, e il Milan credo che non riuscirà a recuperare la Juventus, che però ha perso il derby di Torino nel frattempo. E allora ragazzi, per questa importantissima partita io credo che non possiamo che tenere la formazione che
che ci ha dato tante soddisfazioni in questa coppa, nonostante i panchinari abbiano fatto un'ottima partita, ma contro nessuno, lo possiamo dire. Vi faccio vedere anche che qua voglio mettere gioco largo per Son, mentre invece a Perrone lo facciamo spaziare anche centralmente. E per il resto direi che possiamo andare con questa formazione. Mi rimane un po' il dubbio di Lo Celso tra le linee, però non ha fatto nemmeno una grandissima partita, seppur contro la Sampdoria, una Sampdoria orrenda. E quindi, ragazzi, non c'è molto da discutere sulla formazione. L'unica cosa, volevo portare Zanotti al posto di Valeri, però è molto stanco Zanotti. E allora teniamo, mannaggia lui Valeri, che però sta crescendo fortunatamente di prestazioni rispetto ai primi tempi. E allora ragazzi, hanno fatto l'ingresso in campo i nostri giocatori e anche quelli del Monaco. Vediamo un po', la formazione nostra la conosciamo. Mandragora non so se sia in diffida con quel cartellino giallo e quindi se rischia il ritorno. Dobbiamo stare particolarmente attenti. Tra l'altro Mandragora è forse l'unico che si fa sempre ammonire da noi, perché gli altri in realtà non siamo una squadra particolarmente fallosa. E Son addirittura, diciamo, stimato dai nostri tifosi nonostante una stagione a dir poco disastrosa, ma chissà che la doppietta contro la Sampdoria non possa dargli quella linfa vitale che oggi sarà appunto fondamentale contro questo Monaco che arriva in semifinale un po' a sorpresa, un Monaco sicuramente non fortissimo rispetto a quello di anni fa. Vediamo un po' chi ha però, Embolò, Rashford là davanti, Golovin, grande talento in tre quarti, Fofana, Camara sulla mediana, soprattutto Maguire al centro della difesa, strappato allo United, e quindi una squadra un po' rivoluzionata. Ragazzi, si parte in questa semifinale d'andata di UEFA Europa League davanti ai nostri tifosi al San Nicola. Son prova subito ad attivarsi. Attenzione all'imbucata per Griezmann. Ce l'ha sul mancino, ma è tutto chiuso. Griezmann a giro! Sfiora la traversa, il sinistro a giro del piccolo principe. Era bella, purtroppo non si è abbassata abbastanza. Attenzione a Embolò che si è buttato dentro. È uscito male, Caprile, il tiro! Di Baena o Golovin col mancino finisce alto. Indecisione grave da parte di Pavlovic, ma soprattutto di Caprile che è uscito un po' fuori tempo. Ha rischiato tantissimo il nostro Bari. Golovin chiuso da Krunic. Golovin, grande talento russo che poi si è un po' perso proprio al Monaco. Muldur allarga per Son. Vuole provare a ingranare Son. Attenzione perché si è buttato dentro Rade Krunic. La palla è buona per lui. Krunic non riesce a superare il portiere. E poi Kakir in due tempi riesce a bloccarla. Grandissimo inserimento di Rade Krunic. Peccato non essere riuscito ad andare al tiro. Lo stop era perfetto. Attenzione a Rashford, pericolo numero uno di questo Monaco. Muldur chiude. Sarà calcio d'angolo. Ultima azione di questo primo tempo, calcio d'angolo Monaco. Attenzione, attenzione sul primo palo. Krunic molto attento. E Baena può riproporre. Krunic chiude ancora, finisce qua. Il primo tempo
Le squadre vanno negli spogliatoi a riposarsi, a riflettere su come poter incidere. Nei secondi 45 minuti, Son, buona partita la sua, nonostante non abbia creato nulla, però è dentro il gioco, così come un po' tutti i giocatori d'attacco, forse Perrone è un pochino fuori in questo momento, speriamo che si svegli nel secondo tempo. Riprendiamo come abbiamo lasciato dallo 0-0 del primo tempo, mentre l'Olympique di Lione vince in casa 1-0 contro il Manchester United. Quindi squadre francesi che stanno dominando questa competizione. La palla dentro per Griezmann, grande chiusura difensiva. Khedira col grandissimo lavoro per andare a strappare palla. Attenzione a Khedira, non c'è nessuno libero dentro. La palla è per Griezmann. Griezmann salvataggio sulla linea. Krunic al tiro, ancora Kakir. Tiro un po' rinunciatario, un po' da lontano, ma giusto concludere l'azione per evitare il contropiede. Va Mandragora, adesso i tifosi si fanno sentire. C'è Muldur, che parata! Che parata di Kakir! Muldur è sempre pericolosissimo sui calci d'angolo, ha struttura fisica per andare. Insistiamo ancora per Muldur, c'è Son. Son al tiro, murato. Mandragora, adesso Griezmann, tutto chiuso per lui. Vada Perrone, Perrone c'è, però ce l'ha sul destro, infatti il tiro è debole, Kakir para. Attenzione, attenzione al Monaco, Perrone riesce a recuperare palla. Prova a portarla fuori dalla nostra difesa Emerson. Quando siamo al 72esimo minuto, prova ad andare Emerson, nessuno lo va a chiudere. Attenzione perché c'è Khedira, tutto solo Khedira! Che gol! Juanino Khedira con l'inserimento. Bellissimo il cross di Emerson. E qua veramente un'azione fantastica di Emerson Palmieri, che fino all'ultimo ha fatto finta di passarla, invece è andato fino in fondo col pallone. E poi ha messo un cross meraviglioso. Meraviglioso. Khedira qua non poteva proprio sbagliare. L'ha appoggiata con delicatezza. Con delicatezza. Stavolta Kakir non può nulla, anche perché il colpo di testa è molto ravvicinato. Juanino Khedira ci porta in vantaggio al 75esimo minuto. Grandissima azione di Emerson Palmieri, che butta il cuore oltre l'ostacolo. E ci ritroviamo 1-0. Vantaggio che dobbiamo riuscire a mantenere fino al termine. Non sarà facile. Non sarà facile anche perché negli ultimi minuti il Monaco aveva proprio iniziato a giocare. Abbiamo colpito nel loro momento migliore, come spesso accade in questo bellissimo e malvagio sport. Viene incontro Perrone, che vada a Khedira. Palla dentro per Griezmann. Griezmann se la porta avanti. Griezmann! Il gol d'esterno sinistro. Il gol di Trivela. Vanno ad esultare tutti sotto la curva dei tifosi del Bari. E il primo ad arrivare incredibilmente ad esultare con Griezmann è proprio Emerson Palmieri, che ha trovato energie fantastiche in questa partita. Ma qua Griezmann supera Maguire, il povero Maguire, col controllo a seguire, e poi la piazza con un esterno sinistro fantastico. 2-0, proprio Griezmann che doveva uscire un quarto d'ora fa. Se non fosse che la palla non è mai uscita, è anche questo il calcio. Doveva entrare Lo Celso. Lo Celso non entra perché non esce il pallone. E Griezmann segna un gol fantastico. Fantastico. Attenzione perché c'è possibilità per un'ultima azione, per ipotecare questo passaggio del turno. Palla dentro, messa fuori. Krunic ci riprova. L'arbitro non fischia alla fine, fischia adesso. Fischia adesso. Prima che Perrone possa recuperare il pallone. Finisce 2-0 per il Bari, meritata, meritata. Una partita nel primo tempo molto equilibrata, molto bloccata, come è normale che sia in una semifinale di Europa League. Secondo tempo d'applausi del nostro Bari, che trova energie inaspettate nei suoi giocatori migliori. Con Griezmann il calcio è incredibile, doveva lasciare il campo e segna un fantastico gol del 2-0 per il Bari. E allora ragazzi, il Manchester United ha ribaltato il risultato nel secondo tempo a Lione, andando a vincere fuori casa per 2-1, e quindi avrà un ritorno in casa molto più agevole. Noi dovremmo giocarcela contro il Monaco in casa loro, con un vantaggio però dell'andata di 2-0. Nel prossimo episodio vedremo la partita chiaramente di ritorno contro il Monaco,
la partita contro il Sassuolo sicuramente, penso basta. Poi rimarrebbero tre partite che potrebbero essere un unico episodio finale della carriera e quindi di saluti. Io spero che ce ne sia una quarta di partita, onestamente, e quindi spero di poter fare magari altri due episodi e vedere un po' se si può dedicare, in base a quando sarebbe anche la finale di questa Europa League, sempre se ci arriviamo, un episodio unico a questa finale, che non so che giorno sarà. Spero che sia dopo le partite di campionato, così da concludere il campionato e poi fare un unico episodio sulla finale. Ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate del nostro grande Bari di oggi. Non mi sembra vero, soprattutto in Europa League come sempre. Mi raccomando, lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare questa serie e tutti i miei contenuti. Date anche un'occhiata al link di affiliazione Instant Gaming qua in descrizione per chiavi di gioco a prezzo scontato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!